perché ci vogliono, come si dice, degli argomenti a sostegno della gravità della situazione. Intanto l'azienda garantisce agosto e settembre come produzione, e questo è il campanello d'allarme. Per questo motivo siamo venuti qui oggi a chiedervi quasi gli impegni solenni. La situazione è drammatica per il semplice motivo che intanto loro non hanno inteso, oggi siamo alla fine di agosto, è fine agosto, quindi sono passati 2/3 ormai dell'anno, e anche gli investimenti promessi al Ministero a gennaio, i 18 milioni, oggi ne certificano poco più di 10 milioni rispetto ai 18, quindi significa essere indietro anche sugli investimenti, quelli minimi, che servirebbero per tenere la fabbrica in condizioni più o meno accettabili. A questo si aggiunga il fatto che non hanno alcuna intenzione di continuare a discutere con noi, per quanta fretta tenevano alla fine di gennaio di discutere sull'organizzazione del lavoro, adesso non se ne parla più. L'organizzazione del lavoro, per la stessa ammissione del vostro amministratore delegato, giovedì scorso, sì, il 30 dicembre, ha detto che comunque anche l'organizzazione del lavoro che il sindacato sostiene più marcatamente, ovvero il 2-3, presenta gli stessi livelli di assenteismo del 4-4-3-5 e presenta delle disuguaglianze che continuano comunque ad esserci tra le varie stanze. Quindi anche qui noi ormai siamo un po' stanchi di. Se abbiamo deciso di innalzare il livello della vertenza, lo abbiamo fatto semplicemente perché per 7 mesi, anche in presenza del Covid, noi comunque abbiamo continuato ad incontrare l'azienda. Alcune volte l'abbiamo fatto in remoto, alcune volte, tutte le altre volte l'abbiamo fatto de visu, proprio perché una persona la capisce di più. Scusate questo piccolo inciso, no? Se io guardo in faccia Adriano, o al di là della mascherina, lo conosco, quindi so che è un po', so come ragiona, posso farmi un'idea, ma se non lo vedo nemmeno, posso benissimo pensare che mi stia raccontando una cosa rispetto a quella che è realisticamente. Quindi gli incontri de visu che abbiamo fatto sono stati una desolazione. Noi siamo arrivati alla determinazione di pensare che questo amministratore delegato non sia all'altezza di fare l'amministratore delegato nelle relazioni sindacali. Poi magari sarà un fenomeno nella produzione, tutto da scoprire, tutto da vedere. Un anno già che sta qui pure lui, ma c'era stato già una ventina d'anni in precedenza. Per cui, come direbbe San Francesco d'Assisi, nulla di nuovo sotto il sole. Non sappiamo chi abbiamo a che fare, perché l'HR, quindi Famà, Albertini, vengono alle riunioni, si siedono lateralmente, non interloquiscono con noi, e questo è un campanello d'allarme pericoloso. Perché significa che Marcello D'Antiochia viene nelle riunioni e che intanto chiama meeting, non li chiama incontri sindacali, li chiama meeting. Start alle 14, si finisce alle 16, per dire. Come se stesse a parlare con i dipendenti, come se stesse facendo le videoconferenze con, non lo so, con qualche buco del mondo. Insomma. Comunque, la situazione che ci è stata presentata in tutti questi mesi non è affatto simpatica. Uno, ripetiamo, perché questi hanno reintrodotto il metodo vecchio, quello delle relazioni sindacali micron/micron. Questo è il recinto, all'interno del recinto si discute con le mie regole. Quindi non accolgono nessuna richiesta del sindacato. Anche quelle che abbiamo fatto e abbiamo certificato ultimamente con i protocolli e la cassa integrazione, per dire, durante il periodo di Covid, hanno disatteso pure. Per cui affidabilità del tavolo delle trattative zero. Quindi immaginate quanto è difficile. Il portafoglio clienti che non è aumentato. ON Semiconductor, di contro, lo sapevamo che sarebbe iniziato il decalage, quindi ogni anno si scende di volumi e si scende di prezzi e comincia al contrario la corsa a ridurre i break, a mettere le mani sul salario dei lavoratori, e questo è ovvio che per cercare di compensare quello che tu perdi nel valore di vendita di quello che produci, è evidente. Ma questa cosa non si può fare. Quindi, portafogli clienti che non c'è.
posizione di un semiconductor chiarissima. La nuova fase che doveva cominciare con il terzo passaggio fatto in meno di 2 anni, quindi passaggio a Fuxi, non si vedono né i padroni, scusate il termine, e non si vedono nemmeno quelli che ti vengono a dire ci compriamo quello che fai, perché oggi non si saprebbe a chi vendere le cose. È stato tolto di mezzo anche l'ufficio gare, no? Brutalmente lo chiamiamo ufficio gare, cioè quindi c'era un ufficio qui che si preoccupava di agganciarsi ai progetti europei e quindi a presentare i progetti, è stato tolto anche quello. È stata interrotta la collaborazione con le università. Questi sono campanelli d'allarme non preoccupantissimi. In più la fabbrica si sta svuotando, perché al di là di quello che loro cercano di mitigare con l'effetto quota 100, ma ci sono molte professionalità, tecnici e ingegneri, che sono andati via. Per contro hanno assunto 2 nuovi dirigenti adesso a 160.000 euro all'anno, che onestamente uno lo conosciamo, l'altro lo dovremmo ancora conoscere, però in un momento in cui tu chiedi ristrettezze ai lavoratori fai 2 cose sbagliate: una, lascia andare via quelli che sono bravi, perché quelli che se ne vanno certamente vanno via perché hanno trovato un lido più accessibile, chi li paga meglio e chi casomai li tratta pure meglio, ma va via da questo stabilimento un pezzo di professionalità, la cosiddetta intelligenza sviluppata qui, l'intelligenza professionale, il lavoro fatto qui in tanti anni. Quindi la fabbrica che si svuota anche di persone che magari avremmo dovuto fare del tutto per tenerle dentro. In tutto questo tu ti ritrovi comunque ad avere a che fare con persone che non solo non accettano i consigli, ma non ti ascoltano proprio. Abbiamo detto, dobbiamo ricominciare a riparlare. L'assessore Fabio ha detto, ma scusate, perché quell'argomento dell'organizzazione del lavoro poi non l'avete più discusso? No. Non l'abbiamo più discusso perché l'azienda non vuole più discutere. Gli abbiamo proposto, ma perché non prendete al volo l'opportunità che c'è adesso, quella che si presenta adesso, presentare progetti e prendere soldi più o meno a gratis attraverso quello che sta succedendo con il Recovery Fund, ad esempio, oppure laddove ci rientrasse per qualche aspetto anche l'eventuale MES. Se non li chiedete oggi i soldi, quando li chiedete? FCA, la Fiat, ha avuto la faccia tosta di chiedere 6 miliardi e mezzo, presenterà progetti per 6 miliardi e mezzo, in cambio però l'unica garanzia che ti chiedono è quella di mantenere i livelli occupazionali inalterati. Loro non ti rispondono a questo, loro continuano a fare orecchie da mercato. Allora l'azienda che, ripeto, si svuota di questo, si svuota di quest'altro, non promuove alcun tipo di finanziamento industriale, non si preoccupa nemmeno di andarselo a cercare finanziamento industriale, che oggi sarebbe molto, ripeto, abbordabile, poi devi presentare garanzie, ovviamente, il progetto. A noi dà l'impressione di una fabbrica che sta in qualche modo cercando di cavarsela alla meglio per andare via, e hanno trovato chi probabilmente gli ha dato il là per dire, intanto la dirigo io questa nave, poi vediamo quello che succede, ma noi abbiamo una seria preoccupazione perché a ottobre noi non sappiamo, o meglio, per ottobre noi non sappiamo che cosa dire su che cosa andrete a fare. E questa è la preoccupazione più grande. Atteso che hanno cessato il contratto di solidarietà, non hanno rinnovato la cassa integrazione, noi diciamo meno male, ma è evidente che se a ottobre tu non hai niente altro da fare, che cosa farai fare alle persone? Pur permanendo e rimanendo, comunque, quello che loro hanno ripetuto anche all'assessore, il 30% di ore lavorabili in eccesso. Ma quelle ore oggi, ad analisi fatta, non sono riferite soltanto a quelli che non fanno, che non lavorano in produzione, quindi ai giornalieri, diciamo. Riguarda anche le persone in produzione. Quindi ci sono più campanelli di allarme, e noi perché abbiamo deciso di fare una cosa importante in questi giorni? No, non perché non avessimo altro da fare o perché comunque le ferie per noi non esistono. Abbiamo deciso di prendere in mano questa situazione, perché non possiamo aspettare la convocazione del MISE, che ci sarà forse a settembre.
noi dobbiamo arrivare alla convocazione del MISE con una presa di coscienza da parte vostra che la situazione sta precipitando, e non è un abuso quello che sto dicendo, precipitando, la situazione sta proprio precipitando. Dal punto di vista finanziario è sufficiente che vi andaste a leggere i bilanci, sono pubblici. Dal punto di vista industriale non riusciamo nemmeno a coprire 18 milioni di euro. Non c'è la volontà di chiedere i soldi per fare gli investimenti. Dell'organizzazione del lavoro non se ne parla più, certo sarebbe una derivata rispetto al progetto industriale, perché se non c'è progetto industriale l'organizzazione del lavoro può rimanere qualunque quella che c'è, dove vai, tanto alla fine ti schianti. E allora abbiamo deciso che i lavoratori di questa azienda devono essere informati tempestivamente rispetto a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, con un cambio di strategia che l'abbiamo decisa durante le assemblee, diciamo la verità, ci abbiamo riflettuto. Poi noi al MISE, quando ci convocheranno, se ci dovessero convocare già a settembre, così ha detto l'assessore, noi dovremmo fare quello che abbiamo fatto 7 anni fa, ovvero dichiarare l'azione di lotta, andare tutti al MISE, non quelli che stiamo qua dietro, perché è scontato che se noi portiamo con noi la forza, il risultato può essere diverso. Se noi ci ripresentiamo la solida formazione, perché questa è la delegazione sindacale, assisteremo di nuovo al raccontino di Marcello d'Antiochia, che ci ridirà le sue due cosine, le ridirà al delegato del governo, all'ingegner Soria. Ci siamo fatti una camminata a Via del Corso, una a Via Veneto, una a Via Molise, ci siamo fatti quel triangolino e poi ritorneremo qui a fare che? A leccarci le ferite? L'avvertenza è matura già, quindi questa si deve aggiungere alle 170 avvertenze già presenti al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo è quello che noi dobbiamo fare, e questo lo dobbiamo fare insieme, perché se noi non lo facciamo insieme, questa volta questa fabbrica chiude i battenti e qui non ci sarà nessuno che ci salva, né Micron di un tempo ha messo che avesse salvato le sorti di Texas, né SMIC e né le altre due compagnie che si sono presentate qui che noi non conosciamo. Per cui se prendiamo atto che questo sta succedendo, ne dovete prendere atto insieme a noi e cercare insieme a noi di tirare una riga e dire che Marcello D'Antiochia non è in grado di affrontare le relazioni sindacali, questo lo dico io che assumo la responsabilità, ma tutti insieme dobbiamo dire che con questa classe dirigente la fabbrica chiude. Allora aggiungo soltanto due parole.